abbiamo visto nelle lezioni precedenti che cosa? Abbiamo visto come calcolare l'evaporazione delle superfici liquide, l'evaporazione dei suoli e la traspirazione delle piante. Ovviamente tutte queste parti dell'evapotraspirazione si combinano quando io esamino un'area, cioè quando esamino un'area ho delle parti che evaporano, che sono liquide, cioè acqua sulla superficie liquida, delle parti che traspirano e delle parti con i suoli che evaporano. Come facciamo a combinare tutte queste cose insieme? Volendo semplificare un po' tutta la questione, potremmo pensare ad una cosa di questo tipo. Già nella parte, quando abbiamo parlato di geomorfologia, ma poi ne parleremo anche nelle prossime lezioni, quando affronteremo un po' le ultime lezioni in cui affronteremo il tema del deflusso superficiale, quello che intanto noi possiamo pensare di fare in un certo paesaggio è quello di suddividere le aree sature da quelle non sature, quindi diciamo che sono in prossimità della saturazione. Nelle aree sature cosa succede? La traspirazione e l'evaporazione sono potenziali, l'unica resistenza che compare è quella aerodinamica. Nelle parti invece che non sono sature, evidentemente sia la traspirazione che l'evaporazione hanno delle limitazioni. Però, quindi ho un chilometro quadrato, supponiamo, se dovessi fare riferimento a questa slide, l'80% non è saturo, quindi lì l'evapotraspirazione è limitata e quindi dovrò introdurre dei coefficienti. Nell'altro 20% invece non è limitata. Un'altra cosa che posso indagare con una certa facilità è la copertura del suolo, o se volete l'uso del suolo, non sono esattamente la stessa cosa, copertura e l'uso del suolo, e però l'ho rappresentata qua. Per esempio qui ho descritto 4 tipi diversi per semplificare la variabilità che comunque è molto più grande. Allora, per esempio ho distinto un suolo urbano, l'erba, il suolo nudo e le piante. Ciascuno di questi elementi ha dinamiche diverse di evaporazione. Per esempio nel suolo urbano avrò dei suoli prevalentemente impermeabili senza la presenza di piante, l'evaporazione avviene solo laddove ci sono delle pozzanghere o delle, diciamo, un velo d'acqua superficiale che può manifestare. L'erba e le piante le ho distinte perché dal punto di vista anche di quello che vi ho detto nell'ora precedente hanno radici di dimensioni diverse, quindi per esempio l'erba pesca l'acqua nei primi 5 cm del terreno, le piante la pescano nei primi metri del terreno e quindi sono, anche volendo trascurare gli altri fattori limitanti sull'evaporazione, questi sono i fattori, diciamo, macroscopici che contribuiscono alla diminuzione dell'evaporazione in modo principale. Infine il suolo nudo, cioè non ricoperto da niente, dove ho l'evaporazione dal suolo, nuda e cruda. Ciascuna di queste parti di nuovo è una porzione del terreno di cui quindi dovrò partizionare il terreno dando le frazioni di questi elementi come avevo dato le frazioni degli altri elementi. Incrociando le due tipi di informazioni che se volete sono soft information, cioè non sono informazione direttamente quantitativa, però alcuni vincoli sull'informazione quantitativa ce ne danno. Come vedete qui abbiamo 8 classi di territorio in cui l'evaporazione va calcolata in modo diverso, pure usando la stessa formula.
In generale, dunque, nei modelli l'evaporazione e la trespirazione è suddivisa in tutti questi elementi che voi vedete qui, io ne ho tracciati qui un po'. Nel bilancio complessivo, in realtà, bisognerebbe tener conto che i bilanci del suolo, nel campo della trespirazione, sono solo una delle componenti che compongono il bilancio. Quando noi parliamo di evapotraspirazione, di traspirazione, come vi ho già detto peraltro nelle altre lezioni, tendiamo a confondere due cose. Una è la produzione, una è il flusso evaporativo che si viene a generare da superfici liquide, suolo e terreno, e l'altro è il trasporto del vapore che avviene evidentemente in atmosfera. In questo caso ci può essere anche avvezione di umidità. Per esempio, qui ho disegnato, questo è il mio volume di controllo. Qui ho un vento che ha una velocità U che trasporta dentro qui una umidità Q, ma l'umidità che esce è Q' perché ho un trasporto verso uno scambio netto. Adesso non sappiamo se Q' è maggiore o minore di Q, ma uno scambio netto con la parte superiore dell'atmosfera, ho un entrainment o di una miscelazione con la parte superiore dell'atmosfera dovuta alla turbolenza, con cui ho un trasferimento netto di vapore verso l'alto. E di questo bisognerebbe tener conto nella maniera opportuna, e non sempre i nostri modelli lo fanno. Però si può anche andare a misurare questa cosa, e per esempio in alcuni casi in cui tutte le quantità legate all'evaporazione, e misurare l'evaporazione non è che sia proprio la cosa più facile del mondo, con gli strumenti più sofisticati, con anemometri sonici, subflow, cioè anemometri sonici sono degli strumenti che misurano la velocità del vento che si viene a generare e anche le fluttuazioni della velocità del vento. In base alle fluttuazioni della velocità del vento si riesce a calcolare quanto può essere il trasporto turbolento di questa quantità. Un altro modo, quello per esempio che usava Kelly Keller nelle slide precedenti, era quello di misurare il subflow, cioè ci sono degli strumenti. Si può misurare il flusso dell'acqua dentro le piante. Per esempio, mi pare che la cosa che faceva Kelly era iniettava dell'acqua calda dentro le piante, quindi con un termometro riusciva a vedere come l'acqua calda si muoveva all'interno delle piante. Quindi in questi modi si può cercare di valutare con una certa precisione qual è la traspirazione. In questo caso, qui si tratta sicuramente di un campo di cotone scritto sotto, si sono misurate nel modo migliore possibile, si è misurata nel modo migliore possibile l'evaporazione, ma c'è una parte dell'evaporazione che è legata proprio solo all'avvezione laterale, al trasporto di. Ecco, quindi anche di questo andrebbe tenuto in conto, non sempre ne riusciamo, anche perché i modelli idrologici hanno un grave difetto. In genere non sono accoppiati a dei modelli, sia pur minimi, di atmosfera, se non in forme molto semplificate. Che poi è lo stesso difetto che hanno i modelli atmosferici, i modelli di area limitata, come quelli che vanno per la maggiore adesso, tipo WORF, hanno dei modelli idrologici per studiarli gli scambi con il suolo, ma questi modelli idrologici sono per ora molto semplificati. Cominciano adesso ad apparire i primi modelli accoppiati, modelli ecofi, dove l'atmosfera, sia l'atmosfera che il suolo, sono costruiti in una maniera opportunamente complessa, cioè non troppo complessi, ma non troppo complicati. L'avvezione in particolare in realtà è legata alla convezione, la convezione atmosferica. Se voi guardate il grafico in alto, ma non leggete per un attimo quello che c'è scritto sotto, water vapor content, il contenuto di vapore,
vedete che quella linea rappresenta l'andamento del vapore nello strato limite atmosferico, cioè lo strato di atmosfera più prossimo alla superficie, durante la notte e durante il giorno. E se io non vi dicessi che questo è il vapore, qualcuno di voi direbbe: ma questo è l'andamento della temperatura, perché durante la notte il suolo si raffredda più velocemente, quindi poi la temperatura fredda il suolo, poi in alto, per esempio, una temperatura più stabile, attraverso per esempio la temperatura potenziale, in questo caso visto come è fatta la curva, e poi evidentemente in alcune situazioni è questo. Durante il giorno la temperatura del suolo aumenta, perché sempre con questa storia che l'atmosfera si riscalda da sotto dal suolo, quindi è così. Ma in realtà questa non è la temperatura, è il vapore, è il contenuto di vapore nella superficie, nell'atmosfera. Quindi in realtà l'evaporazione vista a questa scala non è tanto controllata, o meglio, non è solo controllata dalle sorgenti, che sono l'acqua, le piante, in modo, è sempre l'acqua la sorgente, ma veicolata attraverso i vari mezzi, ma è la struttura dello strato limite atmosferico, cioè come si dispone lo strato limite atmosferico. Quindi il fenomeno è un po' più complesso di quello che a volte noi tentiamo e vogliamo fare credere. E anche questo grafico naturalmente rappresenta la stessa cosa. Quindi dovremmo complessivamente, per tenere conto del processo di evaporazione nel suo complesso, dovremmo considerare sia le sorgenti di emissione come abbiamo fatto finora, ma anche lo sviluppo dello strato limite atmosferico. Evaporazione, contenuto d'acqua e tutto sono variabili dello spazio. Il contenuto d'acqua sicuramente, abbiamo già imparato che il contenuto d'acqua è variabile nello spazio, quando voi vi siete calcolati il topographic index, e lo vedremo meglio nelle prossime lezioni. Questo significava andare a calcolare quelle aree che prevalentemente si saturano prima di altre, e comunque avete l'idea che alcune aree del terreno dovute alla topografia e naturalmente al moto sono più sature di altre che non lo sono. In alcune aree c'è vegetazione, in altre aree non c'è vegetazione. Tutto questo fa sì che questo possa rappresentare in qualche modo una variazione dell'evaporazione, in particolare della traspirazione nel sistema. E questo è quello che è vista non solo l'andamento spaziale delle T, ma in questo caso è vista anche dallo spazio, se mi consentite questo gioco di parole. E in effetti adesso esistono dei prodotti satellitari globali che peraltro includono all'interno dei processi di modellazione idrologica che danno dei prodotti che si chiamano evapotranspirazione, evapotranspirazione potenziale su tutta la Terra. Questo è un esempio, che la risoluzione dei satelliti, adesso questo è già datato dopo, ma la risoluzione dei satelliti è tale per cui diciamo le distinzioni nei singoli punti sono molto dettagliate. Questo evidentemente, come conoscete, un sistema di irrigazione circolare, e lì l'evaporazione è legata poi al fatto che lì il sistema è irrigato in quell'area, e quindi il satellite percepisce attraverso le misure di temperatura nell'infrarosso altre cose, tutto un insieme di cose. Adesso gli strumenti moderni mettono insieme moltissimi sensori per fare questo, danno una risposta che è simile all'evapotranspirazione. Dobbiamo crederci? Ma sì, direi di sì. Come prima indicazione direi di sì. Come seconda indicazione naturalmente vi dico up to a point, cioè fino a un certo punto. La ricostruzione della verità a terra, la chiusura del ciclo idrologico, vi consentono di
di osservare che le previsioni fatte dai satelliti sono sempre a un certo grado di approssimazione, che può essere anche molto grande in alcune situazioni, però sono l'unico strumento che dà tutto su scala globale. E questo, per esempio, sono loro delle immagini che si possono ricostruire, poi la fantasia, naturalmente, qui già questa è un'immagine che ha pochi anni, ma è vecchia dal punto di vista del modo in cui è rappresentata, perché adesso siamo abituati a ben altre sofisticazioni. E si può controllare dal satellite l'evaporazione, per esempio qui i campi di cotone. E va bene, queste poi sono tecniche numeriche per l'analisi, per raffinare il processo della questo processo. E questa, direi che anche questa parte, insomma, può considerarsi terminata.